Come ogni anno sto al Festival di Venezia per Best Movie e questi sono i film più rilevanti che sto a guardare. Primo in realtà è una serie di Alfonso Cuarón, Disclaimer, quello con Cate Blanchett. La storia di una vendetta generazionale, qui per le prime tre puntate non succede un cazzo. Poi all'improvviso boh, diventa un porno. I due pischelli dei primi anni 2000 che scopano come due manguste indemoniate. Altrettanto all'improvviso smettono perché uno dei due finalmente muore. Alle porco due sono tre ore che non succede un cazzo. Zasale è morta di morte naturale, vedi un po' te. Prima di morire però sto pischello ha fatto in tempo a collasse e infatti gli diceva a lei: oh, ma se sposiamo, eh? Si guarda, ripartiamo insieme, dai. Ho già cambiato il biglietto, così parto con te. Hai rotto il cazzo, hai fatto sparire tutta l'empatia che ci poteva avere. Potetto che sei morto, il karma. La di colore, sta tragedia si consuma in Italia. Tutti quelli che assistono parlano tutti Super Mario. Mamma mia, che brutta scena. Non è offensivo perché non me ne frega un cazzo, però è veramente un po' imbarazzante. Poi c'è Maria de Pablo Larraín. Ammetto che sono un coglione perché non sapevo qual era la Maria del titolo. E Maria Callas, il grande soprano. Porco Dio, non me ne frega un cazzo a me di Maria Callas. Ma no, per lei, poraccia, perché a me non me ne fotte proprio un cazzo della musica lirica. Non esiste un campo delle scienze o dell'arti cui me ne fotte meno della lirica. Beh, dite pure un documentario su badminton, a me mi piava meglio. Consego che il film è pure bello, ma io non lo capisco. Lei si mette a fa... E tutti gli dicono: oh, mazza che voce, Marie. Fa... Imbarazzati gli fanno manza, più cantà però, eh. Cosa, non c'era differenza, ha fatto lo stesso suono. Coddio, giustamente quel vecchio si è girato e ha pensato: ma che cazzo sta a fa questo? Poi c'è quest'altra cosa imperitante che parlano tutti per aforismi e frasi effetto. Uno gli chiede: scusa, ma che ha fatto il Chievo a Bergamo? E lei gli risponde: quello che Verona fa agli amanti dei tempi di Shakespeare. E porco due, ti ha chiesto che sta pareggiare. Lo parlano sempre tutti così, tranne Alvar Orvager. Ho messo gli atti che io lo amo, Alvar Orvager, quindi non è per niente una critica. Qua mi sa che hanno pensato: ah raga, ma questa parla Ternano, almeno scriviamogli le battute normali. Lo prego, niente, aforismo Ternano. Ah, sto visto nonostante, Verio Mastandrea, ma comunque noi si conosciamo, quindi lo posso solo insultare, quindi meglio se mi sta zitto. Mi fa schifo, voglio un complimento, comunque non posso più fare sta roba, ci sono pure le guardie qua davanti.